Ciao e bentornata o bentornato sul mio canale. Oggi ti voglio parlare di un argomento fantastico su cui sto lavorando da un po' di tempo. E questo argomento è come mettere dei sani confini nella nostra vita per fondamentalmente avere più fiducia in noi stessi, per esprimere noi stessi con gli altri, per essere felici, perché se noi non conosciamo chi siamo e non mettiamo dei confini salutari con le altre persone, praticamente rischiamo di incappare in relazioni che ci distruggono, in cui ci sentiamo persi, quindi relazioni con persone anche che ci trattano male, narcisiste, che si approfittano di noi. Rischiamo di dare, cioè di sentirci sempre stanchi perché diamo sempre energia all'esterno, agli altri, a noi non ci pensiamo mai perché non sappiamo. Diciamo, non ci siamo ancora definiti come persona, ecco. Diciamo, questa mia passione per questo argomento, che è quello dei confini, nasce dopo delle esperienze mie personali, in cui ho praticamente, ecco, mi sono lasciata, diciamo, travolgere da alcuni tipi di relazioni che non erano buone per me, erano tossiche per la mia vita, mi sono vista proprio persa. E un giorno, per caso, mi è capitato un libro bellissimo tra le mani che si chiama, Gli angeli in te di Doreen Virtue, di cui ti metto il link qua sotto che puoi acquistare anche su Macrolibrarsi, che mi ha cambiato la vita. E da lì questa mia passione anche per gli angeli e per questo tema molto importante che è scopri te stesso e soprattutto definisci i tuoi confini. Tra l'altro stamattina ho deciso di fare questo video perché, non so, mentre ho aperto i miei registri akashici e mi è balzata alla mente una canzone che si chiama Descubrete, cioè in realtà non avevo in mente una canzone di Descubrete, mi è venuta questa parola Descubrete, Descubrete, che significa scopri te stesso, che in realtà io manco sapevo che cosa significasse, cioè mi è venuta così, ma io non è che stavo a pensare che Descubrete in spagnolo significava scopriti, così ho messo questa canzone, vabbè, è una canzone di amore, però ho detto allora devo fare qualche video così sui confini. Innanzitutto, se non sei iscritto ancora al mio canale, fallo adesso, iscriviti e tocca anche la campanellina, così che ogni volta che farò un nuovo video, riceverai una notifica. Allora, iniziamo a parlare di questa cosa dei confini. Innanzitutto, parliamo cioè, chi è che più ha bisogno di questi confini? Io ho scoperto, anche grazie a Doreen Virtue, di essere una persona che aveva molto bisogno di mettere confini in quanto angelo terreno. Gli angeli terreni, sono nient'altro, siamo noi, se tu mi stai guardando, sicuramente se sei iscritta al mio canale, sei un angelo terreno perché sei una persona estremamente sensibile, ti assorbi tutti i problemi degli altri, anzi te li porti a casa, ci inizi a ragionare, oddio, come posso fare per aiutare questa persona? Offri il tuo aiuto anche in maniera molto, cioè che ci stai proprio male e diciamo quasi ti fai carico appunto dei problemi degli altri in maniera anche spropositata, proprio che non ci azzeccherebbe niente, ecco. Oppure, per esempio, ti lasci molto condizionare da quello che pensano gli altri di te, hai paura di esprimerti. O che altro, insomma, sei una persona molto abbastanza fragile, molto empatica, che però si fa anche trascinare molte volte dai problemi degli altri. Magari non hai, come dire, per esempio, gli altri ti chiamano e tu stai facendo una cosa molto importante per te, magari stai svolgendo qualcosa per la missione della tua vita e ti fai sempre, cioè pensi che i problemi degli altri siano delle priorità rispetto a quelli tuoi, cioè pensi che i tuoi, le cose che sono importanti per te in realtà sono sempre secondarie rispetto al grande casino, ai grandi casini che hanno gli altri. Quindi se sei un tipo di persona di questo genere, e se stai mettendo adesso e senti che stai mettendo te stessa o te stesso in secondo piano rispetto alla vita degli altri o a quello che gli altri vogliono da te, questo video è sicuramente per te. E lo scoprirai perché.
Allora, che cosa sono i confini? Io mi sono presa degli appunti che adesso leggerò così non dimentico nulla. Allora, innanzitutto i confini sani ci aiutano a definire cosa ci piace da cosa non ci piace. Tante volte no, noi vaghiamo nella vita così, senza sapere che cosa ci piace, che cosa non ci piace, cosa vogliamo per esempio da un partner, oppure che cosa vogliamo da noi stessi, dalla nostra vita, che cosa vogliamo realizzare, quali progetti abbiamo per la nostra vita. Tante volte viviamo così, cioè andiamo a lavorare, prendiamo la metro, poi arriviamo al posto di lavoro, cioè senza farci domande, senza un po' di introspezione. Quindi innanzitutto i confini ci insegnano, ci svegliano, ci dicono guarda che tu sei qua perché, cioè, devi un attimo capire che cosa ci fai qua, cosa è in linea con te, cosa senti, verso cosa ti senti chiamato, che cosa invece vuoi proprio eliminare dalla tua vita. Quindi innanzitutto servono a questo, e questo già metterti in una posizione di guida, io dico ci mettiamo come quando entri nella macchina, non è che tu accendi la chiave, metti in moto e aspetti che la macchina faccia da sola. La macchina, se la lasci là, cioè se la lasci senza premere la frizione, mettere la prima, iniziare a guidare, non sa manco lei dove ti deve portare, sei tu che devi dargli la guida. Quindi mettere i confini significa già così metterci in guida sicuramente. E che cosa, i confini ci servono anche a stabilire una nostra integrità personale. Ogni qualvolta noi non mettiamo i confini, stiamo andando contro la nostra integrità, che tra l'altro è una delle leggi universali, di cui parlo anche nei registri akashici, che è la legge dell'unità. La legge dell'unità dice proprio questo: che cosa stai facendo, delle cose che ti creano imbarazzo? Magari, ecco, mi sono scritta delle cose, per esempio, sei una persona che dice sempre di sì, e invece proprio perché provi vergogna fondamentalmente a dire di no a qualcuno, però poi quando torni a casa dici Dio mio, ma perché gli ho detto di sì? Io avevo questa cosa importante da fare e gli ho detto sì, e quindi perdi il tempo appresso magari alle priorità di un'altra persona. Oppure perdi la tua integrità ogni qualvolta ti trasformi per essere accettato dagli altri, cioè accogli l'idea di altre persone pur di essere accettato, perché fondamentalmente tu non ti accetti, però vuoi che gli altri ti accettano. Oppure accetti che qualcuno ti tratti male, cioè per esempio se tu senti che qualcuno ti sta facendo del male, tu stai in silenzio per paura di rovinare quella relazione, che può essere sia di amore che di amicizia ovviamente. Oppure, per esempio, fai sesso o ti lasci toccare da persone dalle quali magari non vorresti essere toccata, non vorresti avere relazioni. Oppure ti lasci distrarre, ecco, dai bisogni altrui, quella cosa che dicevo prima, no? Oppure dai troppo, dai, in inglese si dice overgiving. Infatti io mi considero una persona, cioè prima, perché ora ci sto lavorando e me ne frego un po' di più, anche se questa tendenza continua ad averla, perché vuoi essere percepito come una persona buona, una persona utile, ok? E poi non comunichi i tuoi bisogni nelle relazioni, sempre perché hai paura di perdere un fantomatico amore che poi va a vedere non è. Ok, quindi ti stai zitta, magari vuoi, ti piace, che ne so, ti piace camminare mano nella mano, però non lo dici perché dici oddio, poi risulto azzeccosa. Oppure ti piacerebbe ricevere quel messaggino del buongiorno la mattina, però non lo dici perché dici no, poi sono troppo pretenziosa. Queste cosettine qua, no? E poi, ecco, ti lasci troppo coinvolgere dei problemi altrui. Poi tutte queste cose vanno ad intaccare la tua integrità come persona se tu non le manifesti, se tu non prendi proprio per consapevolezza di questi tuoi bisogni. Cioè i confini non sono soltanto delle barriere, sono anche i tuoi bisogni, ok? Leggo un attimo qui perché mi sono scritta 3 pagine di appunti, quindi preparati a un video molto molto interessante. Il problema praticamente è che tu ti stai autotradendo, ti stai tradendo, perché il problema nostro fondamentalmente di noi angeli terreni è questa disconnessione con i nostri sentimenti.
Tante volte noi, quando ci incarniamo appunto in questo corpo fisico, noi veniamo da un luogo di puro amore, di pura energia luminosa, divina. E quando ci incarniamo nel corpo, è come se avvertiamo questa separazione, no? Diciamo, oddio, dove sta questo amore? E lo andiamo cercando all'esterno. E pur di averlo, cioè pur di sperimentare in maniera, tra l'altro, formichevole, si può dire in maniera formichevole, questo amore, accettiamo di tutto, ragazze e ragazzi, accettiamo di tutto, ok? E quindi che facciamo? In inglese si dice sugarcoat your feelings, l'ho detto anche con questo tono un po' londinese, non lo so, l'ho inventato io adesso, georgiano. Sugarcoat your feelings significa che stai caramellizzando i tuoi sentimenti, cioè stai nascondendo, non sei più in contatto con i tuoi sentimenti perché dici, se io mo manifesto i miei sentimenti mi allontano l'amore da me, mi allontano quella persona, se sono vera, se sono sincera, se esprimo ciò che penso. Quindi il problema fondamentale di noi empatici, angeli terreni, che non abbiamo confini, è quello di non stare in contatto con i nostri sentimenti per paura di perdere quest'amore. Ma il modo invece, scusate, il modo invece per essere più autentici possibile e per sentirci felici veramente, non che la nostra felicità, non quando la nostra felicità dipende da un'altra persona, è quella di stare in contatto con i nostri sentimenti, di sentire. È un lavoro proprio da fare, è un lavoro che io sto facendo, che continuerò a farlo, vita della natural durante, stare, ascoltarmi, ascoltare ciò che provo, ascoltare i miei sentimenti. E quindi questo è il primo segreto. Ascolta le tue emozioni. Perché è così importante? Perché fondamentalmente, se ascolti le tue emozioni, tu ti stai allineando col tuo vero sé. Quando è con la fonte, essenzialmente, con la fonte creatrice divina che ci ha creati. La fonte, cioè quando ci ha creati, non è che ci ha voluto tutti stampini, tutti quanti uguali, tutti forti, tutti coraggiosi, no. Ascoltare se stessi significa ascoltare anche quelle emozioni più fastidiose, più lamentose, più, perché è quello, cioè noi siamo nati così, se no ce ne stavamo in cielo e eravamo tutti felici e contenti, no. Devi ascoltare le tue emozioni e con quelle proprio più vere, più raw, più genuine, più fastidiose anche, e agire in allineamento con esse, ok? È proprio un riallineamento. E il problema quando nasce? Il problema, diciamo, nasce quando noi ci creiamo questa falsa identità, no? Questo falso sé. Che ci siamo costruiti. Questo falso sé si manifesta perché? Perché noi abbiamo paura del giudizio degli altri. Questa paura, cioè questa paura, come ti ho detto prima, deriva dal fatto che tu hai paura di perdere l'amore degli altri, ok? Quindi lasci che gli altri prendano, per esempio, delle decisioni al posto tuo, oppure hai paura del giudizio degli altri. Quindi tutti questi comportamenti ti stanno dicendo, sì, effettivamente cioè stai mettendo una maschera praticamente su te stesso, non sei la tua vera versione autentica di te stesso. E questa dinamica nasce soprattutto quando siamo bambini, quando noi, pur di accontentare i genitori, diventiamo bravi bambini, perché per esempio, che ne so, se un bambino, facciamo un esempio, se un bambino va vicino al papà, il papà sta sempre a lavorare, sempre vicino a un computer, e gli dice, papà, ma io voglio un po' di coccole, un po' di coccole, e il genitore gli dice, stai zitto, non devi fare queste richieste, perché tu sei già più fortunato rispetto agli altri bambini che ricevono tanto amore, che non ricevono quell'amore che ti sto dando io, quindi devi stare zitto e devi ringraziare. Allora magari piano piano quel bambino soffocherà i suoi desideri di amore, e per lasciare spazio ad una maschera, pur di essere accettato dalla sua famiglia, diventerà un bambino che ride sempre, che è sempre grato, dice sempre grazie a tutti, però fondamentalmente sta semplicemente mascherando un suo dolore, una sua ferita.
E questo è molto molto comune, cioè questo ci siamo passati tutti quanti. E ti devo dire che ultimamente anche conosco delle persone, cioè mi è capitato soprattutto di avere a che fare con delle persone che quando ti incontrano oppure quando stanno con te, mamma mia, fanno di tutto pur di compiacerti. A me sta cosa mi dà un fastidio tremendo, perché è una cosa fondamentale, il mondo poi è uno specchio, no? È una cosa fondamentalmente che dava fastidio anche a me. Quindi questa cosa di essere sempre gentili, sempre amorevoli, ma se tu non lo, cioè, se tu lo senti va bene, fallo. Ma se tu non lo senti, risulta affettato, cioè risulta falso. Non è bello da vedere una cosa del genere, cioè è proprio fastidioso. La gente poi se ne accorge quando tu sei falsa. Invece le persone, se proprio vuoi essere accolto, ti ammirano quando tu sei in contatto con le tue emozioni, quando tu dici la tua. Senza paura, cioè sei così, sei naturale, sei spontaneo, ti va di essere gentile, fai la gentilezza, ti va di startene per i cacchi tuoi, te ne stai per i cavoli tuoi, cioè non devi dare spiegazioni a nessuno. Le persone apprezzano questa sincerità, questa integrità, perché fondamentalmente per tu, con questa tua, rispettando le tue emozioni, permetti anche agli altri, questa è la cosa meravigliosa, permetti anche agli altri di manifestare se stessi al 100%, giusto? Cioè io penso che questa è una cosa fantastica, per questo la sincerità viene apprezzata rispetto alla bugia, perché se uno vede una persona che è bugiarda, dice vabbè, allora le posso dire pure io le bugie, però le bugie ti fanno stare male, perché non fanno esprimere chi sei veramente. Ritorniamo al discorso dell'allineamento con la fonte. La fonte vuole che tu sei trasparente, che fluisci, non ci sono blocchi, non ci sono false maschere, fluisci, quello che è, tutto è perfetto così com'è. E quindi che cosa, cioè una cosa, questa cosa qui dell'essere sinceri, di levarsi le maschere, è una questione anche di autostima, cioè quando è che tu hai fiducia in te stesso, quando è che tu fai il pieno di autostima, quando tu ti fidi di te stesso, quando ti fidi di quello che provi, quando sei in contatto con quello che provi e dici sì, quello che provo è giusto e lo manifesto. È come stare in una casa, no? Quando stai in una casa di qualcuno che non conosci niente, non ti fidi. Quando stai in una casa dove tu ti conosci i tuoi limiti, conosci le tue, quello che ti piace e che non ti piace, c'è una casa dove ci sono le cose che ti piacciono, ovviamente le cose che non ci piacciono non ci stanno, però e tu stai bene con te stesso, ti fidi, ecco perché è importante sviluppare anche l'intuito. Poi va bene, parleremo magari in altri video su come sui metodi per entrare in connessione col proprio intuito, no? Io lo dico sempre, per questo anche sono diventata lettrice di registri akashici, perché il registro akashico ti aiuta a sviluppare delle qualità come per esempio la chiaroveggenza, la chiaroconoscenza, sono tutte chiaroabilità mirate a sviluppare l'intuito e il contatto con noi stessi, quindi il nostro vero sé, e quindi a stare felici. Questa è la chiave della felicità. E quindi onora i tuoi sentimenti, onora tutto, onora anche le tue battaglie, i tuoi lati oscuri, cioè, ci sono dei lavori che si fanno, si chiamano shadow work, dei lavori sui lati ombra, onora anche quelli, perché fanno, è come un ventaglio pieno di colori, c'è il nero, c'è il grigio, c'è il blu, c'è il marrone schifoso, c'è il rosso, c'è il rosa, c'è il pink, pinky, vabbè, ci stanno tanti colori, ed è bello vedere tutta questa tavolozza di colori che si dispiega, perché sempre felici, sempre allegri, sempre sorridenti non va manco bene. Non è che ti sto dicendo che adesso di punto in bianco devi essere super, cioè ti devi mettere a piangere ogni 3x2, no, però se lo senti, cioè piangi, capito? Non ci sta niente di male, questo ti sto dicendo. E poi ecco un altro problema. Quando noi, forse devo fare più di un video, quando noi non siamo in contatto con noi stessi, da lì nascono pure i problemi relazionali. Perché? Perché quando tu non stai in contatto con i tuoi sentimenti e con anche con le tue, diciamo, quando ti nascondi e nascondi i tuoi sentimenti, non puoi cercare, diciamo, nell'altro una forma di accettazione. Cioè se tu non ti accetti prima te stessa,
Come puoi sperare che un'altra persona ti accetti? Perché quella persona percepirà che tu non ti, accetti, quindi non sarà manco lei vera con te fino in fondo. Mentre se tu ti accetti, ti ascolti, ti esprimi, dai la possibilità anche all'altra persona di farlo e quindi ti capirà anche meglio. Per questo le coppie ad oggi si separano, perché non c'è autenticità. Senza autenticità non c'è relazione, non c'è quella connessione profonda che tutti quanti noi andiamo cercando, capito? Questo è il fatto. E quindi ecco, cerchiamo nelle persone questa accettazione, ma fin quando andiamo in giro cioè, con questa mentalità non troveremo delle persone sincere e con cui potremmo instaurare una vera relazione profonda. E quindi questa cosa di avere confini ci aiuta anche ad avere delle relazioni floride, perché noi sappiamo quello che vogliamo, lo manifestiamo all'altro, ovviamente lo manifestiamo in maniera con grazia, cioè non guarda, cioè non accusando, non mi hai fatto questo, non mi hai comprato le rose, mi tratti sempre di schifo, no, non così, cioè sempre con grazia, dicendo io sento questa cosa, come la vedi? Cioè, se ho avvertito questa sensazione un po' di disagio quando magari tu invece di rientrare a casa e di salutarmi ti sei messo sul divano a guardare televisione, io questa cosa mi fa stare un po', mi mette un po' a disagio, mi fa stare un po' male, perché comunque mi piacerebbe avere delle attenzioni da parte tua, comunque ci scambiassimo delle chiacchiere invece di stare a guardare la televisione, cioè in maniera sempre molto amorevole, ovviamente, no? E quindi ecco un altro punto che vorrei toccare con te è questo: i confini, mettere dei confini non è una cosa che non è spirituale, è una cosa molto spirituale, perché tante volte uno pensa sì, ma se metti i confini poi ti separi dal tutto, ti separi dagli altri, da quello che vogliono gli altri. No, perché quando tu sei felice, ci sono tanti aforismi che dicono che quando tu sei felice tutti quanti sono felici, cioè se tu per primo non sei felice perché hai messo dei confini tra quello che va bene per te e quello che non va bene, non puoi essere felice, quindi nemmeno gli altri lo saranno, perché gli altri avranno a che fare con una persona che non sa manco lei quello che vuole, che vive per compiacere gli altri, e quindi questo non fa bene agli altri, capito? Ora c'è un esercizio molto bello che puoi fare, ed è quello di scriverti le 10 cose che in questo momento nella tua vita non ti piacciono. E possono essere delle persone o delle situazioni, oppure, come ti ho detto prima, per esempio può essere il fatto che non ti senti trattata bene da tuo marito, oppure sei tu magari che non gli dai abbastanza attenzione, e quindi ridefinisci bene che cosa tu non solo vuoi ricevere ma anche cosa vuoi dare, perché mettere confini significa anche definire cosa noi vogliamo dare in più alle persone, se magari ti senti che in questo momento non stai dando abbastanza, ovviamente, altrimenti fai il lavoro contrario. Perché ecco, questi confini vanno continuamente definiti e ridefiniti, perché comunque poi cambiano nel tempo, non è che rimangono sempre gli stessi. Man mano che evolviamo noi come persone, è normale che cambino anche i confini. E stai solo attenta o attento al fatto che cambino secondo quello che tu senti, non secondo quello che altri vogliono da te. E un esercizio bellissimo che ti consiglio di fare è questo: la prossima volta che parli con qualcuno, digli di esprimere quello che pensa, non perché magari in base a quello che lui vuole, diciamo che tu vuoi sentirti dire da lui, ma di esprimere quello che pensa restando a contatto con i suoi sentimenti, con il suo vero sé, con quello che la sua anima davvero vuole. Ed è molto bello, perché poi gli darai la possibilità di vedere, cioè tu avrai la possibilità di vedere veramente chi è questa persona, senza maschere, senza filtri. E quindi ecco, ti voglio lasciare con questo messaggio: se senti veramente di fare qualcosa, falla, perché in questo modo ti allineerai alla tua integrità e alla legge meravigliosa dell'unità. Se invece senti che qualcosa proprio
non la vuoi proprio fare, non la fare, e anche in questo modo ti allinei alla legge dell'unità. La felicità è questo, non è essere sempre felici, ma essere in contatto con quello che sentiamo, con le nostre emozioni. Questo è il messaggio più grande che puoi imparare sulla felicità. Adesso, se ti è piaciuto questo video, puoi lasciarmi un like, puoi iscriverti al canale, e poi ti voglio ricordare che ho anche un videocorso che io ho fatto, che ho girato, che si chiama Esprimi te stessa, che è un videocorso veramente magico. Le persone che l'hanno seguito nel mio gruppo Brilla come una dea, ti metto il link, ne sono rimaste colpite, perché l'ho fatto col cuore, perché ti dà dei consigli molto 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 più approfonditi rispetto a quelli che ti sto dando in questo video. E quindi, se sei interessata a sentirti veramente una dea, a brillare comunque e con chiunque e in qualunque situazione, senza più farti troppe paranoie su quello che gli altri pensano di te, puoi acquistarlo. Adesso ti do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao e bentornato.